la terza volta consecutiva che il Consiglio Comunale di Napoli non riesce a riunirsi per mancanza del numero legale. Dopo il rimpasto in giunta voluto dalle Magistris, si sono fatti sentire i primi contraccolpi nella maggioranza. Assenti i gruppi dei Verdi, gli Sfasteriati e Agorà, presenti 21 consiglieri. Si dicono indignati i 5 Stelle Matteo Brambilla e Marta Matano, che per l'ennesima volta hanno garantito il numero legale. Noi siamo rimasti in aula fino alla surroga per garantire l'ingresso della nuova consigliera, perché abbiamo un senso delle istituzioni che loro hanno dimostrato di non avere. La maggioranza non esiste più, questo consiglio comunale è diventato una farsa e si vede sempre di più, nonostante i molteplici rimpasti, i 25 assessori cambiati in 7 anni e mezzo, questo è il risultato per questa amministrazione. Quindi l'unica cosa che possiamo consigliare al sindaco è di dimettersi, perché ormai qui non può fare più nulla. Prima di sciogliere la seduta si è riusciti a procedere con la surroga di Pietro Rinaldi. Al suo posto in quota Napoli Sinistra in Comune la consigliera Rosaria Galliero. Mi dispiace tantissimo, perché credo veramente che in questo momento la città non si possa permettere cose del genere. Credo che, indipendentemente dai problemi di natura politica che possono esserci, è necessario avere il senso della responsabilità di quello che sta succedendo in questa città oggi. Durissimo l'attacco di Forza Italia affidato alla nota di Fulvio Martuscello. De Magistris non ha più la testa al Comune di Napoli. La maggioranza non c'è più per colpa della mancanza di guida politica. Il sindaco è troppo impegnato a progettare il suo futuro personale per pensare a quello della città, conclude l'europarlamentare di Forza Italia.